Ben ritrovati al circuito di Cervesina, gara 2 per la 1000. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Ti sei presentato da solo questa volta. Bene così, perché non avevo... No, scherzo. Non è vero, non lo avevamo riconosciuto. È Andrea Tomio, qui a mio fianco. Pronti i nastri di partenza. Andrea Maestri, Claudio Corti, che se le sono date di santa ragione in gara 1. Qui ci troviamo in gara 2. Luca, Malfatto terzo, Moggio Biscotti Brugnone, Paladino Bocelli Perry, Venezia Cristini Cornia. È quasi tutto pronto, si accendono i semafori, si spengono, via! Partiti con qualche impennata, come giusto che sia per questi ragazzi. Subito che se le... Corti davanti, sì. Decisamente sì. Ma Corti che ingresso davanti. Che ha fatto la prima curva, subito... qualcuno un po' più largo per forza di cose, però Corti ha avuto subito un bello start. Grande spunto da parte di Super Claudio Corti, che ha vinto gara 1. Esatto. Bellissima sfida con Maestri fino Maestri, alla fine. Maestri è già lì, che non lo vuole fare scappare assolutamente. E lo sappiamo, che i due se le sono date sempre di santa ragione in tutto il weekend. Sappiamo anche che Maestri è autore della pole position e del giro veloce in quel di Cervesina. Per quanto riguarda in generale le categorie, intanto andiamo con Max Palladino, che partiva dalla settima posizione, che cercherà di venire su bene. Per quanto riguarda la gara, Andre, una gara dove prevediamo una solo da parte di quei due e poi se la giocano fino alla fine. Sì, purtroppo penso che sarà così, perché tu dici purtroppo, non per loro, per gli altri, per lo spettacolo, sì, perché almeno se dovesse succedere tutto come gara 1 hanno fatto un po' il vuoto. Quindi staremo a vedere adesso tra qualche giro, tanto la gara qui è lunga. Gabriele Perri inquadrato, intanto si trova un po' in questo trenino che si è formato alle spalle di tutti quanti gli altri piloti: Corti, Maestri, Palladino, Visconti, Brugnone, Bocelli, Moggio, Cristini, Venezia, Cornia, Malfatto. Malfatto dalla terza all'undicesima. Non una grande partenza da parte di Malfatto, mentre si ultima, è stato ultimato il primo giro. Secondo giro vediamo che Corti sta provando a scappare, Maestri sta cercando già di ricucire. Grande partenza di Palladino, Andre, dalla settima alla terza posizione. Sì, ha fatto una super partenza, azzeccatissima, e adesso deve riuscire a rimanere lì sul gradino comunque più basso del podio, che è sempre importantissimo, anche perché ricordiamo che Corti è una wild card. Esatto, quindi ai fini vorrebbero dire punti pesanti. Comunque farebbe secondo. Ricordiamo che è una gara importante, anche perché si svolge sulla doppia manche. Andre, lo sappiamo, l'abbiamo commentato spesso. Già. Quando hai a che fare con la doppia manche, ti fai qualche calcolo in più rispetto a quelli che ti fai gara singola. Appunto, se sei a posto, che fai bene tutte e due le manche. Però due gare da 12. E questa, guarda, te lo devo chiedere: le gomme possono degradarsi? Un po' meno. Però sì, forse dopo il decimo giro. Forse qualcosina. Tu dici se le posizioni si cristallizzano, le cerchi di mantenerle, cioè, piuttosto che spingere, ti tieni la posizione che hai. Maestri 18-9, best lap 19-0, però Corti non molla. Claudio Corti un decimo di stacco. Visconti 20-5, il miglior giro anche per lui. 20-6 Palladino. Sai che non stanno avendo un ritmo mica male, cioè i due davanti sono scappati. Quelli dietro non li vedono più, però stanno girando anche loro fortino. Direi proprio di sì. Anche perché Palladino fa 20-6 e il suo giro in qualifica era stato 21-3. Quindi ha sbriciolato letteralmente il miglior giro. 18-6 ha fatto Maestri. 18-9. Ok, 19, quindi sì, c'è poco, un decimo di stacco. Sì. Cioè, nel senso, nonostante il miglior giro ha preso niente, guadagnato poco, nulla, poco, un'inezia. Poco. Un decimo Cristini scavalcato intanto da Moggio e Venezia, che cercano di venire su. Strana la partenza di Malfatto, che non riesce. Cioè, ha fatto sì di una gran qualifica, ma non riesce a venire su come vorrebbe probabilmente. Tra poco ci accingeremo, insomma, a vedere anche un po' il passaggio del terzo giro. Ci troviamo a un quarto di gara. Andre, possiamo iniziare a fare dei calcoli, anche se mi sembra che i calcoli sono già fatti nella gara. Certo. Corti ha preso Maestri. O meglio, Maestri ha preso Corti. Sono io che sono un po', un po' più di là che di qua. Brugnone quinto, sta cercando di agganciarsi al trenino Palladino Visconti. Deve farlo anche per guadagnare qualche punto. Sai che Brugnone si trova un po' nella via di nessuno. Guarda, Maestri, sì. Inizia a farsi vedere, Ci prova. Inizia a farsi vedere, Maestri. Vediamo quale sarà la risposta di Corti. Sembra se di risposta si tratta. Visconti su Palladino. È dentro. Passa Visconti. Vediamo se tiene la linea o se Palladino lo scavalca all'esterno. All'interno no. Bravo Visconti, che passa Palladino. Guarda Maestri. Mamma, Maestri vicino. Lo passa? Sì.
Maestri Bassacorti, grande giocata di Andrea Maestri che scavalca Claudio Corti. Però Andre, ti dico, occhio, perché Corti ha fatto quel gioco della preda al predatore per tutta la gara, anche gara 1. Sì. Però lo vedo bello agguerrito. Andrea sta spingendo forte. Ricordiamo che in gara 1 ha perso per un niente. Per un'inezia. Esatto. Poi ripetiamo, Corti è wild card, quindi la vittoria se la prende. Lo so, però sai. Ci tieni, se senti la pista tua vuoi vincere. Sì, comunque quando hai la sfida personale. Anche se giochi con un pilota esperto. Se gareggi con un pilota esperto come Claudio Corti. Ma Palladino è quello? Forse sì, forse no. Sai che mi sono perso con l'inquadratura. Non penso che sia Palladino. Siamo invischiati in una lotta alle spalle. Probabilmente anche con Perry. Ma mi sembra Venezia quello davanti. Esatto. Moggio e Cristini. Probabilmente quello era Cristini. Mentre sono scappati quei due maestri, ha scavalcato Corti. Sai che qualche che margine. 19-6. 20-6 Corti. Un secondo ha preso. Maestri a Corti. Forse un errorino però di Corti, mi viene da pensare, Andre. Sì, forse sì, perché effettivamente giravano prima sul passo di 19 basso. Beh, non si spiega se no una cosa di questo tipo. No, esatto. E stanno girando un secondo più piano. Sì. Perry sta cercando di aggrapparsi al trio davanti a sé. Malfatto, Cristini, Cornia con Moggio che è scappato intanto. Sta provando ad andare a riprendere gli altri davanti. Moggio si è accodato a Boccelli. Brugnone una terra di nessuno. Palladino e Visconti a fare la lotta per il terzo. Abbiamo documentato prima il sorpasso di Visconti su Palladino. Mentre siamo live nel quinto giro. Ecco, si sta rifacendo si sotto. Corti, guarda come lì entra come entra una fucilata. Entra come un disperato. C'ha l'inserimento nella prima del ferro e mette una pressione a Maestri clamorosa. Vediamo se lo scavalca. No. Decide di appaiarlo, di aspettarlo. E io qui c'è un'adrenalina in corpo che avranno questi piloti clamorosa. Sì. E beh, però vedi, adesso vediamo su questo passaggio. Sicuramente i tempi si sono riabbassati. Sì, se lo è ripreso. No, non è che si sono riabbassati. È Maestri che ha fatto 24, Andre. E ha fatto 19-6 Corti. 19. Gliel'ha restituita tutta. Esatto. Si è ripreso gli 8 decimi. Allora a questo punto vuol dire che si fanno da gancio, da traino l'un con l'altro. Secondo me si stanno un po' studiando. Sì, si tirano. Non sono totalmente impiccati, anche perché non sono quasi neanche sono adesso forse a metà gara, quindi c'è ancora da se dai tutto per tutto adesso, poi gli ultimi due giri davvero non è più. O si fanno qualche scaramuccia per poi tenersi le gomme, perché se poi uno dei due crolla con le gomme, anche l'altro scappa e la vince facile. Anche nel frattempo Brugnone su Palladino. Eh sì. È vicino, è nel mirino, Palladino è nel mirino. Non ho fatto la rima, no. Un poeta maledetto abbiamo qui con noi. Non volevo far la rima, però. Andrea Tonio. Però davvero Brugnone si sta facendo un po' minaccioso. Brugnone alle spalle di Palladino. E allora a questo punto mi chiedo, ma che fine ha fatto Visconti? Visconti è scappato. Sai che non era Palladino quello in precedenza? O Palladino o era Visconti con Palladino, con Visconti che è stato ripreso da Palladino, perché sennò non si spiegano le posizioni. Intanto Maestri Corti appaiati vicinissimi, vediamo se c'è stato il non lo ha scavalcato ma lo sta avvicinando. Sì, invece, eccolo lì. Sorpasso di Corti all'inizio del settimo giro. Andre, il sesto giro l'hanno perso. Guarda Maestri si rimette all'interno. No, Corti però ha la meglio. Corti davanti, Corti Maestri, mamma mia. Quanto si stanno facendo desiderare questi due, Andre. Sì. è vero. Poi hanno questo incrocio di traiettorie che è clamoroso. Strade completamente diverse. Strade diverse, fanno percorrenze diverse, hanno veramente un qualcosa di incredibile. Cristini su Malfatto sta provando ad avvicinarsi con Corni alle spalle, un po' avanti Boccelli. Si è creato questo trenino qui, ad esempio. Sì. Che potrebbe diventare un quartetto se non riesce a scappare Boccelli, perché si stanno riassettando un po' tutti là. Giusto. E adesso c'è da vedere se qualche slow motion c'è da rivedere, vero? Appunto. Brugnone, che bisognerà vedere se al termine di questi immagini slow motion avrà la meglio per passare Palladino. Palladino che però sta avendo un buon ritmo, Andre, perché fa
cioè ha avuto 22-2, 22-7, 22-3, 22-5, 21-5. Cioè riesce ad avere, a migliorare. Adesso vediamo se continua con la progressione nel miglioramento dei tempi. Il miglioramento dei tempi l'ha avuto anche Brugnone, perché ha fatto 22-1, 22-6, un passaggio a vuoto il sesto e poi 21-6. Cioè è molto particolare questo andamento dei tempi, perché non corrisponde, cioè vanno un po' veloce, poi vanno piano, ma è quello che hanno fatto anche i due davanti. Sì, esatto, diciamo un buono spunto a inizio gara, poi si sono un attimo plafonati a metà e probabilmente adesso nell'ultima fase proveranno a dare tutto, cioè tu dici che i due giri in mezzo, tre giri in mezzo, sì, forse magari hanno tenuto prendere un po' di respiro, tenere un po' le gomme, prendi un po' di respiro e poi ti rifai sotto per l'attacco finale, probabilmente... Questo è quello che potrebbe profilarsi o proliferarsi per la fine della gara. Intanto vediamo Cristini, malfatto che ha avuto una partenza shock dal terzo all'undicesimo, sta cercando di risalire in qualche maniera, si trova in nona posizione, secondo me non ha trovato giustamente il grip per quanto riguarda la gara, mentre Corti sta provando a scappare da Maestri. Eh sì. Io non penso che riesca a scappare. Qui siamo con Luciano Visconti che si è preso di forza la terza posizione, non la vuole mollare per nulla al mondo. Nubi, nuvoloni, minacciosi alle spalle completano il settimo giro. Andra, a questo punto importanti i raffronti cronometrici, 19.4. Comunque, come avevamo un po' diagnosticato dall'inizio... Perché siamo due meccanici? Due, sì, anche dottori, volete. Dottori, meccanici, tutto quello che vuoi. Cos'è che abbiamo pronosticato all'inizio? Che i primi due facessero un po' di vuoto. Beh, questo... sotto vuoto hanno fatto sotto anche, vuoto. Non che ci volesse tanto, no, però. È vero, sono veramente, abbiamo assistito delle gare molto particolari questo weekend, Andrea. In altri circuiti molto più attaccati, più compatti. Sì, qua veramente una sfaldatura tra chi va davanti e quelli dietro che è clamorosa. Tantissimo. Cioè penso a Saltarelli, penso a Remoto, una spaccatura importante. Qua Corti Maestri. È vero. Chi va davanti fa tanta differenza rispetto agli altri. Riesce ad essere molto più performante rispetto a chi sta dietro. Sì, è esatto. Una pista particolare, l'abbiamo detto, una pista che sta a cavallo tra il Cremona Circuit e Varano. Perché il Cremona Circuit è molto più lunga, molto più veloce, dispendiosa. Questa invece è tecnica. Però ci vuole tanto. E allora arrivano a percorrere l'ottavo giro entrando nel nono. Andre, raffronti 19.4 Corti, 19.5 Maestri. Sono e lì. Qual è la differenza? Niente. Visconti, sai che Palladino riesce a tenere dietro Brugnone? Questa è la grande notizia. Malfatto! No, non sta provando a scaraventarsi su Perry. Si stava scaraventando per davvero. Per terra però, non su Perry. Non ti splasciare, Luca! Abbiamo bisogno di te! Nono Luca Malfatto, con Perry sta combattendo per la sua posizione. Rientriamo live su Corti Maestri. Guarda come la interpretano diverse, come vanno larghi diversi e come poi rientrano differentemente all'interno della pista. Qua Corti sta prendendo qualcosina, Andre. Un cicinino. Sì, è vero. Qualcosina sì. Nel frattempo niente, Brugnone è lì alle calcagna di Palladino, ma non riesce a scavalcarlo. No, non riesce neanche a farsi vedere. È strano, eh? Sì. Siamo a tre quarti della, per quanto riguarda la gara, della 1000 Open and Stock, con i due davanti che hanno fatto terra bruciata, Corti e Maestri, e quelli dietro che stanno a guardare, non annaspano ma guardano. Tra cui ad esempio Luciano Visconti, che va in 20.9, va un secondo e mezzo più lento, Andre. Semplicemente. Nettamente. Fanno un altro sport quei due davanti. Allora ti dico che Corti probabilmente c'è una parte di pista che la digerisce molto meglio, che è la prima parte. Maestri la seconda parte va a cannone ed è molto più veloce. Ed è per questo che si appaiano tantissimo verso l'ultimo giro. Sì. Tanto noi aspettiamo l'ultimo giro, siamo sicuri che arrivano appaiati. E vediamo di commentare l'ultimo giro. È vero. Lasciamo. Cioè, tergiversiamo come tergiversano loro. Anche perché questa tornata 19.7 Corti, 19.7 Maestri, stanno andando in fotocopia. Andre. Fotocopia. No, e no, guarda, si prolifera sempre questa cosa. Prima parte arrivi alla curva 4, che Corti prende più spazio e sembra averne di più. Sì. Poi arriverai alla curva 10, dove sono praticamente attaccati. Sì, è vero. Sono.
Guarda che non è neanche semplice fare un tempo fotocopia, cioè, no, farne tanti così fotocopia, farne tanti così, Stavo guardando, hanno fatto 19.4, 19.5 il penultimo, l'ultimo 19.7.78, 19.7.84. Aspettiamo il raffronto adesso di questo giro per capire quello che succede. Esatto. Perché sai, può anche, qua ad esempio, ecco qui che sono lontani e Maestri ricuce un pochino. Vediamo se riesce a ricucire o se a questo punto Corti forse, ecco, adesso inizio a dirti che Corti sta iniziando a prendere un po' di gap. Decimo giro finito, 19.6, 19.9. Gli ha preso tre decimi. Ecco, forse non è più fotocopia, Andre. No, forse adesso inizia. Non è che subentra nella testa di Maestri il dire, ma sai che c'è? Che mi accontento della seconda piazza, che per me poi è la prima, al cospetto di un campione come Claudio Corti, lo lascio andare perché ho paura di aver tirato troppo la carretta? In questo momento bisognerebbe essere nella testa di tutte e due. In quella può essere un ragionamento di quello di questo tipo, sì. Perché effettivamente ricordiamo si è staccato che un po', è a 4-10 adesso. È una wild card, effettivamente per il campionato è... Bisconti fa 1-21-8, se ti interessa. Sì. È inquadrato 2 secondi e 2, è il più veloce di quelli che inseguono Bisconti, ma si accontenta della sua terza piazza. Luciano Bisconti, mentre qua Maestri era molto più vicino a Corti in precedenza, si è staccato. Segno che quei 3-4 decimi li ha presi e chissà che non riesca a mantenerli. Onboard con Luciano Visconti, che si tiene bello, tranquillo, paciarotto, la terza posizione. E chi gliela toglie a lui? Anche perché dietro Palladino riesce a tenere staccato Brugnone in maniera importante. Palladino 21-8, uno dei più veloci in pista. E sta cercando di andare, vediamo, 20-0-96. Maestri 19-8. Corti, sai che inizia ha mollato a traversare Corti. Ma mi sa che ha mollato Maestri, Andre. Sì, può essere, sì. Può essere che abbia... Sì, ha mollato. Ha mollato Corti. Ma Corti Maestri non lo mollato. Sta tirando Corti come un sta pazzo. Corti sta tirando come un pazzo lo stesso. Non lo sa, non si può mica girare, non puoi girarti, almeno penso che non sia un pazzo e si giri, prende un bel colpone della strega nel tentativo di girarsi. Mi sembra che Maestri abbia mollato e lo faccia per una causa buona e giusta, tenersi la seconda piazza nel podio della gara, ma tenersi il primo posto per quanto riguarda la classifica finale, che è quello che più interessa. Ha mollato di schianto Maestri, Andre, ufficiale. Sì. Forse allora il ragionamento che hai fatto tu potrebbe essere sensato. E uno dice, sai che c'è, ascoltami, tanto probabilmente non ci arrivo. Ma non perché non ne ho i mezzi, ma ho paura di rischiare a questo punto. Me ne sto lì, mi tengo la mia posizione e tanto sarà per il Cremona Circuit. Andremo a farci i calcoli per il Cremona Circuit. Non pensi che possa essere andata così o che possa finire così? Beh sì, ormai manca una curva e non può recuperare questo margine, è impossibile. È impensabile, guarda. È impensabile, sta per andare a vincere. Vince Claudio Corti anche gara 2. Maestri si accontenta, tra virgolette, del secondo posto. Penso che possa essere contento perché dopo faremo un bel raffronto, Andre. E col fatto che, ad esempio, Bartolini non si è presentato, sai che Maestri ha ricucito tutto il gap da Brugnone. Brugnone che lo aspettiamo, vediamo. Grande Bisconti, terzo. Brugnone, quinto. Palladino quarto, tranquillo in solitaria, quinto Brugnone, finisce Corti, Maestri, Bisconti. Andrea, a questo punto diamo la linea a parco chiuso e poi facciamo i calcoli in vista di gara dell'ultimo episodio del MES in quel del Cremona Circuit. A dopo. Non ti ho incontrato prima, adesso ti voglio. Com'è andata? Dai, speravo meglio. Perché qui vabbè non abbiamo provato molto, anzi praticamente niente, e sabato mattina nella Q1 sono di nuovo caduto come a Varano, l'abbiamo sistemata perfettamente la moto, e gara 1 non bene, gara 2 anche non tanto bene, la moto in piedi. Gli ultimi giri ho cercato di dire dai, finiamo il weekend senza fare dei danni. Appunto, allora nonostante gli eventi comunque sei riuscito a portare a termine la gara e in qualche maniera diciamo che è già un buon risultato. Sì. Per essere una pista che non digerisco molto, sì, va bene. Speravo di fare un
qualcosina in più, però alla prossima, dai. Ci sarà modo, Luca. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Giampaolo Cristini e Massimiliano, com'è andata, ragazzi? Portato a casa le ossa. Non, a 5-6 giri dalla fine non ce la facevo più. Troppo male alla spalla. Non ce la facevo più. Ti abbiamo visto che sei arrivato un po' in affanno. Ho dato tutto. Quello che potevo dare l'ho dato. Che peccato che ti faceva male alla spalla. Ha parlato il disturbatore, così, ormai così è stato soprannominato Massimiliano Palladino. Complimenti perché è andato forte, è stato bravo. Ma lui va sempre forte. Stato giro qua è andato ancora più forte. Okay. Massimiliano, vergognati, avanti. No, è andata bene, è andata bene. Vergognati in senso buono, chiaramente. No, è andata bene, non pensavo. Ho provato a fare il primo giro a fuoco, poi ho visto che il serbatoio dell'energia si è esaurito subito, ho chiuso. Ho detto lascia andare avanti i primi due, intanto non c'è storia. Ho detto cerchiamo di tenere la posizione, poi ho sbagliato a marcia qua in fondo e comunque quello che mi ha passato andava un po' più forte, ho detto va bene così, rimaniamo in piedi, e è andata bene. Oh ragazzi, è veramente brutto averlo come avversario, eh? Grazie, ciao! Grazie, ciao, ciao, ciao! Massimo Bocelli, guardate che coppia! Avversari da un po' di tempo. Sì, ci conosciamo da ieri proprio. Con il Desmo Challenge, eh? Davvero. Praticamente sono B&B. Diciamo che io... Unione Bocelli. Unione Bocelli. Diciamo che io ho conosciuto Massimo quando lui vinceva le gare del Motoestate 20 anni fa e io ero lì approccio, ho detto ma arriverò mai a combattere con Massimo? Sta andando indietro adesso però. Vedi, dopo basta tenere duro, insistere nelle cose. Ci siamo già incrociati nel Desmo Challenge e cose. Bene, grazie. Siete grandi ragazzi, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Andrea Maestri, ma cosa volete di più? Guardali che belli. Vogliamo che... Andrea va bene, lo conosciamo già. E penso che sia reputabile come un amico, fuori dalla pista, perché poi quando chiudi la visiera del casco dobbiamo pensare a noi stessi, vero Andrea? No. Però Andrea ha fatto una grande gara, ho fatto una grande gara anch'io. Ho dato il 110%. È tazio dura, però quando finisci questa voce vuol dire che hai dato il 111%, per cui sono veramente contento, faccio i miei complimenti ad Andrea perché si conferma e confermarsi è più difficile che fare il picco più alto, per cui grande Andrea. Oh, ragazzi, qui c'è una stima dell'avversario che è bellissima, siete troppo bravi. Grazie ragazzi, sì, io sono contento per lui perché l'ho visto in difficoltà domenica scorsa e vederlo qua oggi mi fa molto piacere, al di là poi è un amico quindi ci conosciamo e va bene, cioè, quando ci sono parole di rispetto va tutto bene, hai capito? Esatto, quindi mi ha tolto anche qualche punticino a Brugnone. Mi ha pagato, che male, non lo ammetto che mi ha pagato, per cui ho dovuto fare quell'1% in più, è stato per questa cragnotta o cagnotta che mi ha regalato, ma lo ringrazio, poi dopo ci vediamo Andre. Bene, comunque, bene, bene. Comunque, lui è l'infiltrato. Pizzetto. Lui è il grande Jordan Superbike, e voglio presentare, lui è un amico storico. No, io non sono un amico, io sono l'amico storico. Diverso. E lo ringrazio perché comunque quando c'è noi riusciamo a dare quel qualcosina in più, spero che di fare la stessa cosa anche per lui. Grazie. Ma che scena ragazzi, vi voglio come amici tutti quanti, grazie. Comunque Luciano è grosso in tutti i sensi. Venendo noi ci tenevo a dire che niente, adesso è finita gara 2, mi tira un po' il culo che Corti mi è finito di nuovo davanti, ti dico la verità perché è casa mia. Però guardando i lati positivi siamo arrivati a un decimo dal mio record di 2 anni fa perché abbiamo fatto 18.8, 18.9, adesso devo andare a vedere i tempi, comunque siamo scesi sotto il 18. Sì, ricordo qualcosa del genere, sì. Okay. E guardiamo i lati positivi, abbiamo fatto 18, abbiamo dato una vita al secondo, tra virgolette, di campionato. Ripeto, l'unica cosa è non essere finito davanti a Corti, ma ci metteremo poi a posto anche. Avete fatto 18 ma avete dato il 110%. 120%. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti. Grazie a te, ciao. Eccoci qua per la chiosa finale. È un grande weekend per Andrea Maestri che rimonta tutti i punti di margine a Brugnone e si trova a 75 punti, 76 Brugnone, 72 Palladino. Clamoroso weekend ci aspetta in quel del Cremona Circuit per l'ultimo appuntamento. Tutti distaccati di praticamente 4 punti. Brugnone primo 76, 75, Maestri 72, Palladino e occhio
alle insidie esterne come quella che può rappresentare Walter Bartolini. A questo punto vi auguro a voi tutti ragazzi della Mille buone vacanze, ci vediamo per l'ultimo appuntamento, l'ultimo thriller in quel del Cremona Circuit. Ciao, ciao.